Gloria a Dio, che meraviglia poter avere tra le mani questo libro, la parola di Dio. Io credo che noi come popolo del Signore dobbiamo essere grati a Dio per la sua parola. Siamo abituati a ringraziare il Signore per quello che Egli ci provvede. Credo che tutti quanti voi, come me, ringraziate il Signore quando a mezzogiorno, oppure la sera o la mattina, vi accostate al vostro pranzo, alla vostra cena, alla vostra colazione, dite grazie Signore per la tua provvidenza, ma io credo che dovremmo anche ringraziare il Signore per il cibo spirituale, dobbiamo ringraziare il Signore per la parola che Egli ancora ci ha donato, una parola straordinaria, meravigliosa, potente, vivente, che ci fa del bene e noi vogliamo essere grati a Dio per la sua parola. Abbiamo iniziato a meditare il Salmo 132, un salmo molto profondo, interessante, che ancora ci parla di promesse e abbiamo considerato già la promessa che Davide ha fatto a Dio. E cioè Davide ha promesso a Dio di costruire una casa. Ha avuto questo desiderio nel cuore, di voler onorare il Signore con una casa adeguata, con una casa che potesse onorare il Signore. Quest'oggi continueremo a leggere nel Salmo 132, e leggeremo dai versi dal 10 al 12 e vedremo invece la promessa che Dio fa a Davide. Dal verso 10 sto leggendo: per amore di Davide tuo servo, non respingere il volto del tuo unto. Il Signore ha fatto a Davide questo giuramento di verità e non lo revocherà. Io metterò sul tuo trono un tuo discendente. Se i tuoi figli osserveranno il mio patto e la testimonianza che insegnerò loro, anche i loro figli saranno seduti per sempre sul tuo trono. Gloria a Dio! Che meravigliosa promessa! Questo salmo, come dicevo, o come potete considerare, è il più lungo di questo gruppo di salmi, di questa categoria dei salmi dei pellegrini. E tratta diverse situazioni, ci dà diversi insegnamenti, ma in modo particolare parla più degli altri della storia di Davide e nello specifico di come Davide è giunto sul trono di Israele. Probabilmente questo salmo fu scritto da Salomone, il figlio di Davide, e si sofferma sulla presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Si sofferma sulla realtà di Dio in mezzo al popolo che egli stesso si è eletto. Abbiamo già, dicevo, considerato la promessa di Davide a Dio, e cioè quella di costruire un tempio, di costruire una casa che avesse ospitato la sua presenza, che era simboleggiata a quel tempo dall'arca. Oggi vedremo qual è stata invece la promessa di Dio a Davide. Prima di tutto, dal salmo che qui leggiamo, possiamo dedurre che la promessa principale è stata quella del Messia. Al verso 10 si parla di unto, dell'unto. Vero è che in questo caso il termine unto si riferisce all'attuale re di allora, e cioè ci stiamo riferendo con molta probabilità a Salomone, ma nel contesto dell'intera Bibbia l'unto è il Messia. L'unto è il Messia. Storicamente possiamo andare a Salomone, ma spiritualmente in questa espressione possiamo vedere la promessa del Messia, la promessa dell'unto di Dio, la promessa del Messia. Come Salomone pregava a Dio e gli chiedeva di non essere respinto per amore di Davide, noi possiamo accostarci a Dio, pregarlo e chiedergli di essere accolto per amore di Gesù Cristo, il Messia che è stato promesso e che Dio ha mandato. E il Signore ha promesso che nel nome di Gesù ci avrebbe accolto e avrebbe donato a noi quello di cui abbiamo bisogno. Quindi abbiamo visto la promessa del Messia, ma poi vediamo anche la promessa di stabilire il trono di Davide. Nei versi che seguono, nel verso 11 e nel verso 12, c'è una promessa straordinaria per Davide, una promessa per la famiglia di Davide. Quando Davide promise a Dio di costruirgli una casa, Dio gli disse che non sarebbe stato lui a farla, ma Salomone.
ma allo stesso tempo gli dice che sarebbe stato Dio a costruire a lui una casa, vale a dire una discendenza che sarebbe durata per sempre sul trono di Israele, sul trono del popolo di Dio. Ed è straordinario questo passaggio, a me mi entusiasma, cioè Davide che vuole fare qualcosa per Dio e lui intende fare qualcosa di temporale, un tempio costruito da mano d'uomo, e Dio invece che dice a Davide che farà qualcosa per lui, e cioè qualcosa di eterno, qualcosa che va al di là del tempo. Davide non credo che abbia compreso bene quello che il Signore in quel momento abbia inteso, ma sicuramente noi possiamo oggi considerare la grande portata della promessa di Dio. Dio è interessato a te, ma gloria al Signore, egli è interessato anche alla tua discendenza. Questo fece Dio, una promessa per Davide e anche per la sua discendenza. Quello che noi dobbiamo fare è rimanere fermi nella volontà di Dio, e se noi rimarremo fermi nella volontà di Dio, vedremo la manifestazione della sua gloria nella nostra vita e nella nostra casa. Vedete? La promessa di un Messia, la promessa di stabilire il trono di Davide, ma poi, gloria a Dio, vediamo anche l'adempimento della promessa. E nel corso del tempo, questo adempimento della promessa la vediamo in una persona, e cioè in Cristo Gesù. Dio ha adempiuto la sua promessa, l'ha adempiuta inviando Gesù come Messia. Davide pensava che un regno terreno già sarebbe stato abbastanza, che la sua discendenza potesse dimorare in un regno terreno già era una grande promessa, ma Dio aveva in serbo qualcosa che andava al di là di quello che Davide poteva pensare o immaginare. Dio stava pensando a un regno eterno. Dio va al di là di quello che noi pensiamo, al di là di quello che noi speriamo, al di là di quello che noi possiamo immaginare, perché Dio è un Dio glorioso e generoso. D'altra parte, il Signore lo ricorda anche a noi. Attraverso l'epistola agli Efesini, l'Apostolo Paolo scrive e dice: ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Io non so cosa tu stai pensando che Dio possa fare per te, ma io ti posso dire che Dio può fare quello che tu stai pensando, quello che tu stai sperando, quello per il quale stai pregando, ma può andare ancora di più, al di là, può fare ancora di più, può andare al di là di quello che tu pensi, chiedi e speri, perché Dio sicuramente ha buoni propositi per coloro che sperano in Lui, per coloro che hanno fiducia in Lui. Quindi anche a noi Dio ha fatto delle promesse. Egli li adempirà, e anche per noi andrà al di là di quello che noi possiamo comprendere. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo scegliere di fare e rimanere fermi nella volontà di Dio, fermi nelle promesse di Dio. Quello che noi dobbiamo fare è continuare a far sì che Egli sia non solo il nostro Salvatore, ma anche il nostro Signore. E se noi rimarremo fermi in Lui, fermi nella Sua parola, fermi nella Sua promessa, noi vedremo la Sua gloria adempiersi in noi, nella nostra vita e anche nella nostra casa e, come Davide, nella nostra discendenza. Dio ti benedica.